È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Somiglianza. A volte la maestra durante la lezione parla a noi bambini della religione. A volte la maestra ci spiega che c'è chi non crede e chi invece prega. Ci racconta dei modi, dei luoghi e delle usanze, delle differenze e delle uguaglianze. Io ci ho pensato, la più bella somiglianza è che siamo tutti insieme a parlarne in questa stanza. E poi trasmette delle emozioni. Gli argomenti erano quelli che avevamo messo in campo all'inizio della manifestazione, che leggere ovunque e leggere di cose sulla legalità e sull'amicizia. E io ho scelto dei brani insieme ad Anita e attraverso quelli ho cercato di comunicare delle emozioni, perché è quello che mi preme di più, attraverso la parola e quindi l'immaginazione, creare, cioè stimolare delle emozioni nei ragazzi. Guardandomi negli occhi, anche se c'era un sole abbagliante stamattina, mi pare di aver visto una certa... Anche, perché anche loro hanno letto delle cose. Quindi loro hanno potuto vedere nei miei occhi, io ho potuto vedere nei loro occhi. E penso che c'erano parecchie cose stamattina. Filastrocca della pace. Parla, mio amico, ascolta ciò che dico. Se non mi parli, il cielo resta tagliato in due e le parole amare restano un mare, diventano un mare che non sappiamo più attraversare. Ma prima che tutto si rovini, ci sediamo vicini e ne parliamo insieme. Allora le parole diventano un seme, che poi diventano un albero, che poi diventano un bosco. Ascolta ciò che dico, ci pensi, se a te piace, tu ritorni mio amico, questa è la pace. Ormai abbiamo dato impulso alla promozione alla lettura, maggio sarà un anno e mezzo, e adesso cominciamo a raccogliere i primi frutti. Sono rimasta molto meravigliata del numero degli alunni che avevano preparato autonomamente, con l'aiuto degli insegnanti, alcuni brani da leggere. Praticamente abbiamo avuto la difficoltà a concentrare i tempi, perché altrimenti non saremmo riusciti a far leggere tutti. In ogni caso ci siamo dati appuntamenti all'interno della biblioteca per continuare questo discorso di animazione alla lettura. Io credo che vada considerato tutto il percorso di avvicinamento alla lettura, non tanto il prodotto finale, che sebbene sia stato veramente straordinario stamattina, tuttavia è tutto quello che c'è prima, quindi avvicinare in modo diciamo personale i bambini alla lettura. Ognuno può e deve leggere ciò che desidera, perché come qualcuno dice, leggere è l'unico verbo che non ha l'imperativo. Puoi leggere, che è la cosa più bella che si possa fare, e piano piano ti sentirai arricchito dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'espressione, esperienza speciale, cioè la cultura. La giornata di oggi è proprio chiamata così, leggere ovunque, rientra proprio in questo, insomma, in questo stimolo alla promozione della lettura, che è fondamentale perché i bambini acquisiscono, i ragazzi acquisiscano consapevolezza dei propri diritti, dei propri doveri. Soltanto leggendo è possibile creare una situazione interiore migliore per i ragazzi, perché il leggere fa crescere veramente.